Salve a tutte e tutti, qui il vostro amico Santen Chan. Questa mattina vi avevo fatto un video, però non ho potuto. Volevo usare la mia filmatrice Verio, che è da molto tempo che non uso, che filma in 720x480, ma sono entrato in internet e visto che leggo molto il Fatto Quotidiano, mi sembra che proprio nel Fatto Quotidiano hanno pubblicato un video di Jovanotti o Jovanotti. E allora così questa mattina non ho potuto filmare nulla, ma adesso che è l'una e mezza circa, intraprendo questo nuovo video. Sono cambiati i piani, i progetti, e quindi a fra poco video commentario sul video di Jovanotti. Caro Jovanotti, che sei romano come me, ho visto il tuo video. Io credevo anni fa di aver visto il peggio del peggio con i mostri del tubo, per esempio Giuseppe Simone. Poi mi sono dovuto ricredere, vedendo dei video soprattutto messi in Facebook da Povia, nel quale strilla e dice delle cose sconsiderate. È anche un po' un delirio il suo ultimo video, Chi governa il mondo. Però pensavo che con quello avevo già toccato il fondo. Invece questa mattina ho visto il tuo video e veramente ti vorrei chiedere, ma chi è il tuo dealer? Che cosa ti vende? E poi sei un cantante che vuoi far ridere? O sei un comico che vuole cantare? Perché avevi detto che per scherzo avevi iniziato a cantare. Quindi forse è più valida la seconda ipotesi, che sei un comico che ha iniziato a cantare, ma adesso svegli la tua vera identità. Che è questo delirio che sei andato in un'isola o in un luogo dove c'era una riunione discreta, segreta, e c'erano le eminenze più grandi del mondo. Ha iniziato con dire economisti, poi si è finito con i surfisti più importanti del mondo. Che cazzo c'entrano con l'economia o con la politica? Che fanno? E poi naturalmente ci sei stato tu, quindi non so, dalle personalità più importanti della politica ai surfisti. E poi Jovanotti in fondo, che ti sei colato. Quindi voglio dire, ti sei agganciato chissà come. Non spieghi chi ti ha invitato né perché. Non spieghi di che si è andato a parlare né dove. È un tutto mistero. Ma dico, che ti sei fumato? Che ti sei trincato? Deve essere qualcosa di brutto oltre che illegale. Poi questa riunione discreta, misteriosa, segreta, non si sa fra chi e con chi, a parlare di che, perché non hai spiegato niente. Non si sa dove si è realizzata. Servirebbe per governare le sorti del mondo. È tutta una magia. Invece si sa che l'economia è regolata da leggi, norme, regole che possono essere cambiate, migliorate o si possono peggiorare. Ma l'economia, anche se per me non è una scienza, si fondamenta su dei principi, delle regole, degli enunciati primitivi, non che tutto succede per magia e per volontà di qualcuno. Ma poi dico, già canti bene, e come Povia, un altro genio della musica. In più ti metti a dire queste cazzate. Ma vuoi essere credibile come comico cantando o vuoi essere credibile come cantante dicendo queste cose? Perché poi perdi credibilità tanto come comico che come cantante, perché una cosa sono i comici, un'altra i pagliacci. Cioè io al posto tuo andrei a chiedere lavoro al Circo Toni, magari te lo danno. Magari no, perché sei poco serio, perché per fare così delle conferenze in pubblico parlando come parli, cioè neanche Povia che dice chi governa il mondo sono cattivi, fanno paura, ma non scende nei dettagli di dire che chi guarda il mondo sono surfisti, comici, giullari da circo,
che gente che pratica lo skateboard e il parkour, perché veramente se magari non dicevi quelle cose rimanevi a un livello mediano di complottismo, che non so, le rune, i dischi volanti e il nazismo esoterico e queste cose qua, la Miguel Serrano, ma tu scendi proprio in dettagli del cazzo. Non so veramente come cazzo ti viene in mente di dire queste cappellate mostruose qua. Veramente, non so se guadagnerai molto dicendo queste cose come cantante. Magari vuoi un 5 minuti di fama, o magari no, parli sul serio. In questo caso io sono molto preoccupato per te e la tua salute mentale. Oltre a dare a intendere che non capisci una mezza sega di economia, di politica, di geopolitica e di relazioni internazionali, economiche e politiche, cadi nel delirio. Veramente, fatti curare. Ma poi tu ti sei incollato a questa riunione. Come ci sei entrato? Come ci sei arrivato? Chi ti ha chiamato? Cioè, passavi di lì e sei sgattaiolato dentro. Vabbè che noi romani siamo capaci di andare a mangiare ad UFO e di accollarci dappertutto, ma ti hanno fatto entrare. Se una riunione così segreta, così misteriosa, ti hanno dato il lascia passare, il carnet per entrare. O non si sono accorti in una riunione così segreta e misteriosa che c'era Jovanotti, insieme a centinaia o a migliaia di sefisti, i più importanti di tutto il mondo. Ma è un delirio intenzionale il tuo, perché anch'io parli. Ecco, lo so, faccio un commentario a un video del quale forse non fregherà una minchia a nessuno, quello di Jovanotti. Pur sapendo che anche per quello che può importare il mio commentario non lo vedrà nessuno, quindi un video commentario il mio che non lo vedrà nessuno, fatto un video che forse quello dicevo, ho fatto un video che probabilmente non guarderà nessuno, come molti che già ho fatto prima, su un video che non guarderà nessuno, quello di Jovanotti. Ma poi dico, c'erano i surfisti e i Jovanotti, non c'erano i politici. Questo mi fa pensare che forse si fa lo scemo. Invece lui vuole entrare nella politica, perché che ci faceva Jovanotti se veramente non ha nessuna importanza in un meeting di gente importante, addirittura di surfisti importanti? E perché lui si vuole precandidare a qualche ruolo politico. Adesso che se ne va Marino, magari vorrebbe essere lui sindaco di Roma. Beh, con quello che prende, quello che fuma o si punge a dire queste cazzate, beh, ci manca solo che dopo Marino venga Jovanotti. Il mio timore è che gente come Jovanotti e Povia, dopo essersi dichiarati esperti in politica, in scienze economiche, in complotti, che non spiegano un cazzo della finanza e delle regole, che stabiliscono le relazioni finanziarie fra paesi ed economiche, poi si postulino in qualche candidatura politica, magari nelle regionali, nelle municipali, come sindaci, come prefetti, che ne so, e che magari li votino. Quindi io penso che o sono incoerenti, realmente incoerenti, oppure si fanno gli stupidi per attirare l'attenzione popolare e farsi votare, perché sarebbe brutto se Jovanotti scendesse in politica. Magari molti lo conoscono come cantante e attraverso questi deliri si farà votare da migliaia o centinaia di migliaia di persone. E sarebbe molto triste che riuscisse a convogliare la protesta politica, perché vabbè, Jovanotti è sempre meglio di gente del PD e del PDL. Però, se volete una protesta politica seria, votate Movimento 5 Stelle. Comunque, per sintetizzare i miei pensieri circa il video edificante di Jovanotti, non so, lui dice che vanno gli economisti più importanti del mondo, non so se ha detto gli industriali, poi vanno i surfisti, i comici, i cantanti. Ci è andato lui che non l'hanno invitato. Io so che quando fanno riunioni segrete, discrete, moderate,
Addirittura quando moderano la presenza degli invitati e degli spettatori in riunioni del PD o del PDL, si deve entrare con la tessera, ti devi registrare all'entrata. Non è che va chiunque. Provate ad andare in una riunione del PD o del PDL del vostro paese, del vostro borgo, senza esservi iscritti o tesserati prima. Non vi fanno entrare. Come lui può andare in una riunione che non si sa fatta da chi, dove, come, quando? Si è agganciato così, magari passava di lì, è entrato, l'hanno invitato. E in virtù di che? Di quale abilità? Che non ne ha. Vabbè, ma lui senza controlli è entrato dentro. Sembrano quelle storie degli ufologi che non hanno studi, che non hanno, però si patentano come ufologi, studiosi seri dell'ufologia, e che loro sono stati eletti rappresentanti di una razza di alienigeni, di extraterrestri, di marziani che vogliono contattarsi con il popolo della Terra. E se vai a vedere questi ufologi, non sono scienziati, non sono politici, non sono economisti, non sono surfisti e forse a malapena arrivano ad essere come giovanotti. Però a loro razze alienigene evolute li contattano perché possano parlare ai presidenti di tutto il mondo, ai capi di Stato, ai leader spirituali e all'intera umanità, perché poi questi circoli ufologi hanno qualche cosa di esoterico, di occultistico, che vaticinano nel nome dell'umanità e per l'umanità dei contatti alienigeni che hanno avuto. Quindi mi sembra che Jovanotti delira come gli ufologi, che si sentono contattati dalle entità superiori, spirituali, marziane, non so che, per fare da intermediari, da messia, da medium, da profeti di questi UFO e di questi extraterrestri che vogliono parlare all'umanità nel nome del progresso collettivo e tecnologico. Basta così perché gli sto dedicando troppo tempo e questa mattina volevo fare con la mia filmatrice Everio, che non uso da mesi, un video di commentario letterario, però il cazzeggio è più forte di me perché oggi ho visto in internet questa mattina il video di Jovanotti, che è più delirante di chi governa il mondo di Povia. Quindi mi sono addentrato in questo commentario per riuscire a capire come cazzeggia Jovanotti, che è più delirante di chi governa il mondo, quello che ha detto nella sua riunione stampa. Non so se gli consigliano così oppure lo fa di tasca sua. Non so se lui stia male, poveraccio, o si fa lo scemo, ma sembra che comunque si droga tosto, perché oppure si svinazza un po'. Sarà colpa della grappa, del marraschino. Comunque il prossimo video lo faccio sui libri, ve lo prometto, mai più cazzate. Questa è stata una tentazione troppo forte per me. E quindi a presto, arrivederci. Beh, in temi complottistici vi vorrei commentare questo mattone, Iside svelata della Blavatsky. Almeno è più intellettuale di Jovanotti, però è sempre un delirio, perché alla fine è come leggere il giornale dei misteri o Misteri, quei periodici che sono usciti in Italia, quelle riviste, no, dei misteri, no, è sempre le solite boiardaggini. Però almeno questo ti dai una botta di cultura perché qualche informazione obiettiva c'è. Poi naturalmente i complotti che ci vede la Blavatsky nel governo del mondo, nella spiritualità, che ci sarebbe un centro spirituale unico nel mondo, è un governo spirituale mondiale, e sono dei deliri, però voglio dire, sono meglio di quelli di Jovanotti. Adesso il libro non entra più nel suo posto. Vabbè, lo sistemo dopo. Quindi vi lascio. È stato solo per commentare il video di Jovanotti. Jovanotti, spiegami che prendi di brutto, che te picchia così brutto. Io sono di Roma come te. Quindi, se vuoi, fammi un videoblog, così diventi più famoso perché a me mi seguono 800 persone.
e ho 135.000 o 134.000 visioni. Vi ringrazio a tutte e tutti di seguirmi, anche persone che non sono di lingua italiana mi seguono. Pronto, farò dei video in inglese, però non parlo così bene come in italiano. Quindi, come dire, vi saluto a tutte e tutti. Ho voluto commentare al volo questo delirio di Jovanotti. Non lo seguo quasi mai come cantante, ma io gli consiglio: continua a cantare, bene o male ti seguiranno. Ma se inizi a fare questi deliri, magari avrai 5 minuti di fama e poi come cantante ti mollano, perché veramente fai delle figuracce. Non so se stavi dopato dopo il concerto o stavi stressato, magari troppo stress. Cantare 8 ore, e vabbè, anch'io mi sentirei male. Certo, direi altre cazzate, altro genere di cazzate. Tu la fai alla grande. Sono le 2:03. Devo andare a pranzare. È troppo tardi. Troppo tardi e troppo tempo che ho dedicato a questo argomento. Però, Jovanotti, per favore, non fare più queste cose. Se vuoi parlare di un tema, fallo in modo serio. Oppure divaga per cose tue, per le canzoni tue, ma veramente la gente poi ti prende in giro come hanno fatto con Povia, che ha iniziato a fare a fare strilletti, a fare video così deliranti, e adesso tutti dicono che Povia è un drogato, che si ubriaca, che è scemo, che è pazzo. E Povia adesso si è offeso. Ha capito che non bisogna essere famosi a tutti i costi, ma fare delle cose edificanti che valgano la pena, come Berlusconi, che ha fatto tante barzellette sessuali, tante oscenità, tante allusioni, tante sconcezze, ha detto, che poi tutti parlano di lui come un porco, come un satiro, come un degenerato sessuale, e adesso non gli piace. Ma perché allora ha tanto insistito nel dire e fare sconcezze? Quindi anche tu, Jovanotti, sei nella strada di avere le stesse etichette, la stessa nomea di Berlusconi e di Povia. Se insisti a delirare e a dire stronzate, poi ti tratteranno come a Povia e come a Berlusconi, che Berlusconi tutti lo considerano un pazzo, e a Povia un delirante drogato che arriva tardi nei concerti ubriaco e, come lui ha detto in un video, che protesta perché gli stanno facendo una cattiva reputazione. Ma Povia, tu i video che hai fatto di tua iniziativa, che non li facevi, non cazzeggiavi così e poi non ti trattano male. Beh, adesso vi lascio. Io per esempio non prendo niente, ma a volte prendo delle papere mostruose. E poi non voglio editare i miei video perché io voglio essere naturale, quindi non voglio passare per genio. Adesso vi lascio, care amiche ed amici. Grazie per tutte le visioni, tutti i like che sto continuando a ricevere, e da presto vi farò un nuovo video, magari di letteratura. Adesso mi sono fatto tentare. Ciao e ciao Jovanotti, mi raccomando, non cadete, Jovanotti e Povia, nella facile tentazione di cazzeggiare per avere più ascolti in rete, che non rende. Poi perdete la reputazione, la reputazione di cantanti, e vi sputtanano, vi sputteggiano. Ciao!